mia, figlia mia, figlia mia. Come potrei darvela? Vuoi andare col babbo tu? Sì, col babbo. Per sempre col tuo babbo. Elena. Senza la mamma? No, è vero, Dina non può stare senza la mamma sua, è vero. Ma su, alzati. Vedi, la fai piangere. È vero. Babbo, è la campagna. La campagna, sì, ma te l'ho portata, te l'ho portata. Una bella campagna. A me, a me. No, no, aspetta, eh. Adesso ti faccio vedere. Ecco. Ecco qua. Con tante pecorelle, tanti alberetti. Adesso ti faccio vedere, eh. Ecco qua. Quante mammelle? 10, 20. E c'è anche l'erba, vedi? L'ha detto lei che sarebbe ricca. E certo. Con che altri giocattoli allora? Figuriamoci, ricchi. Ricchi. La faresti giocare con allora. Non più con queste brutte memmelle qua, Titi. No, con questo pastore vecchio, senza gambe. Mi avresti d'oro, Titi. Ma non avresti più la tua mamma. Basta. La mamma tua. Basta, ma ti sembrano discorsi questi da fare alla bambina. Io sto scherzando con Dina. Vieni qui, Dina. La mamma è cattiva oggi, hai visto? Noi vogliamo fare la campagna. Ecco, vieni con me, vieni con me. La faremo qua sul tavolo. Vuoi? Ecco, vuoi stare in piedi sulla sedia? Ecco. Ecco. Le casine, l'erba. Un cane lo mettiamo qua di guardia. Vuoi? Essere questo, lo so, d'ora in poi il vostro disegno, fammi sentire questo peso, stancarmi, schiacciarmi. E ora metteremo anche gli alberetti. Oppure quell'altro disegno. Era perfetto. L'aria di sacrificarsi, di rinunciare a tutto. Stavo ancora a sentire che cosa volesse dire. Non voleva niente, voleva tutto. Gioca tu, eh? Ecco fatto. E chi voleva tutto, che cosa ha avuto poi? Come se n'è andata chi voleva tutto? Perché non te ne vai tu con lei? Io voglio che tu te ne vada, hai capito? Non posso più vederti qua, te l'ho detto, te l'ho supplicato, vattene, vattene! Per Dio, ancora? Mi dai Dina? No, che dici, no, no, no! E allora smettila, scostati e non arrischiarti a dirmi un'altra volta vattene. Vattene vuol dire darmi la bambina. Vai, vai. E allora zitta. Io sto qua. Così volete arrivarci? Guarda che io sono arrivato da un pezzo. Non ho più dove arrivare. Tu cominci a disperarti soltanto ora. Ma come posso darvela? Come posso darvela? Io non posso. Va bene. L'hai detto 100.000 volte. L'abbiamo inteso. Restiamo così. No, 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 così, no. Così non è possibile. Questa è una disperazione. Ma la dai tu a me la disperazione se l'ho cacciata via. Ma cosa vuoi di più? Qua c'è Dina, ora, per me e per te. Per me c'è Dina. Per te c'è lei che ti aspetta. Ma aspetta. Sì, sperando che io mi stanchi di vederti qua, di vederti, di soffrire la tua presenza. E che un giorno io te la dia, no. Che io te la dia, no. Ma portandolo a spasso con te una mattina, te la lasci portare via, sai, no. Non lo sperare, non la farò più uscire con te. Va bene, va bene. Vuol dire... Vuol dire che resteremo in prigione, eh? Didì, senti? Io e te sempre. Ti piace, eh? In prigione, in prigione, in prigione con papà. Senti, senti. Io adesso non posso. Ma se tu mi prometti di andare via, io ti giuro. No, no, cara, no. Niente promesso. Ti giuro! Appena ne avrò la forza, appena mi sarò convinta che veramente faccio il suo bene, te la porto io stessa con le mie mani.
Ma se già ne sei convinto. No, ora no, ora non posso, ora tu vattene, vattene. Vattene, per carità, appena potrò, ti giuro. Ora mai più, Elena. Dammela. Ora no, ora no, ora non posso. Lasciala. Non potrai più. Non potrai mai. Così. 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 No, così no, aspetta. Un cappellino. Il cappellino. Il cappellino, voglio che sia bella. Aspetta.